Attenzione potatori, questo è il periodo giusto. Se dovete potare gli alberi, guardate questo video perché vi presento un paio di forbici a batterie, batterie a litio, molto molto interessanti, di qualità medio-alta e con alcune caratteristiche che ho trovato molto curiose. Ve ne parlo adesso dopo la sigla. Rieccoci sul canale, evito la sequenza di spacchettamento perché tanto alla fine ci interessa poco. Partiamo un attimino dalla confezione e dalle caratteristiche tecniche principali, come si presentano queste forbici. Allora, parliamo di un prodotto realizzato certamente in Cina, ma commercializzato dalla Brumar. La Brumar è un'azienda tutta italiana, fondata nel 1994 in provincia di Asti, azienda tuttora molto attiva per quanto riguarda la ricambistica e la fornitura di attrezzatura per il giardinaggio, vita in campagna e quant'altro. È una grossa azienda, andatevi a vedere il sito, io non pensavo, non la conoscevo. Quindi Attila è commercializzata in esclusiva da Brumar e distribuita ovviamente su tutto il territorio italiano. Quindi è un prodotto, come vi dicevo, realizzato in Cina, ma anche gli iPhone sono realizzati in Cina, ma la qualità è completamente diversa dagli entry level che possiamo trovare sugli store cinesi. Allora, vediamo un po' di cosa stiamo parlando. Parliamo di una forbice da potatura a batteria a litio. La 1725 esiste anche una versione un pochino più grande. Questa ha una capacità di taglio da 17 a 25 mm. È un po' diversa dalle altre, almeno da quelle che ho provato io fino adesso. Infatti, cominciamo a vedere le differenze proprio sul davanti. Questa dispone di due batterie al litio da 16,8 V, 2 A. Si ricaricano in circa 2 ore e hanno circa 2 ore di autonomia. Ovviamente dipende cosa si taglia e come si taglia. Quindi, dal momento che la ricarica è abbastanza veloce, si può immaginare poter lavorare con due batterie per tutto il giorno. Allora, vediamo innanzitutto l'inserimento della batteria, è molto semplice e elementare. La batteria è posizionata sul frontale delle forbici e questo dona alle forbici un equilibrio naturale come gestione dei pesi. Guardate, le sto tenendo con due dita al centro, è molto ben bilanciata. Adesso prendo la bilancia e, come di consueto, sono abituato a fare così, la peso e vediamo il peso sia a vuoto che con batteria inserita. Allora, vediamo un attimino il peso e poi ritorniamo alla confezione perché non ve l'ho fatta vedere ancora del tutto. Questa a vuoto pesa 625 grammi, la batteria pesa 220 grammi, quindi insieme pesa 850 grammi. Perfetto. Siamo sotto al chilo, è molto molto leggera, è davvero un peso piuma. Allora, prima di continuare, vorrei precisare, le forbici sono in testa e le restituisco alla fine della recensione e non sono pagato per fare questo video. Lo faccio, l'ho chiesta io perché sono interessato a questo prodotto, ho visto alcune recensioni, mi ha molto incuriosito e volevo entrare un po' in contatto con questo marchio qui. Allora, prima di continuare sulle forbici, vediamo il resto della confezione. Manuale di istruzioni completamente in italiano, dalla prima all'ultima pagina. Quindi qua facciamo un plauso alla Brumar che non ha tradotto niente, ma ha creato un opuscolo completamente indipendente fatto di sana pianta. Due batterie a litio, sacchettino contenente la boccettina per lubrificare le forbici prima del lavoro e ogni 4 ore. Adesso è vuota, vi scrivo se vuoi impressione quale olio utilizzare, quale viene consigliato e dopo vi faccio vedere l'operazione da fare per lubrificare le lame. Due brugole e una chiave esagonale per smontare le lame, la lama infatti è intercambiabile, questo è un ricambio, si può acquistare. E piccola chicca, perché è la prima volta che lo vedo, carica batterie che può caricare contemporaneamente le due batterie. Eccole qui. Adesso lo collego. Allora, ho letto le istruzioni, memore degli errori che ho fatto in passato con altri utensili che non leggevo mai le istruzioni. Il produttore consiglia di ricaricarle 3-4 volte prima di arrivare al regime come potenza massima di funzionamento. Ecco, se vedete, il caricabatterie ha il doppio LED per le due batterie. Mi metto a caricare una. LED rosso, ha iniziato la fase di ricarica, l'altra ho collegata direttamente sulle forbici e per adesso faccio vedere come funzionano con la carica residua della batteria nuova. Allora, queste forbici hanno una particolarità di cui vi parlerò fra un minuto. Nel frattempo vi faccio vedere qual è l'operazione per lubrificare la lama. Una volta che voi avrete riempito questa boccettina con l'olio che vi lascio qui in sovrimpressione, se girate le forbici dalla parte opposta di dove c'è la brugola, vedrete che ci sarà una piccola sfera spinta da una molla. Voi la molla non la vedete ovviamente, ma al di sotto c'è una molla che spinge questa sfera. Si infila il beccuccio metallico dentro questa molla,
la molla viene spinta, quindi si libera il foro, si inserisce dentro un po' di lubrificante e una volta che si toglie poi la boccettina, la sfera chiude il foro e lo sigilla. Tutto molto semplice. A quel punto si fanno 2-3 azionamenti a vuoto, si lubrifica il tutto e le forbici sono a posto e sono pronte per essere utilizzate. Allora, la particolarità di cui vi parlavo un secondo fa è questa. Queste forbici hanno due tipi di funzionamento, con e senza grilletto progressivo. Ora non ho selezionato il grilletto progressivo. Cosa vuol dire? Io premo, lei chiude, non posso regolare la possibilità di taglio su livelli intermedi, quindi è on off, non c'è altro comando da fare. Se invece ho l'esigenza di fare un taglio progressivo, c'è un'operazione da fare, ve la faccio vedere adesso. È un po' laboriosa, nel senso che occorrono 20 secondi per riuscire a ottenere questa funzionalità, però è fattibile, insomma. Poi una volta che uno ha scelto quello che preferisce, non la tocca più. Allora, si spengono le forbici, si preme il grilletto, si tiene premuto il tasto d'accensione, c'è un beep, secondo beep, a 10 secondi ci sarà il terzo beep. E tra altri 10 secondi ci sarà il quarto beep. Ecco qua, abbiamo attivato la sequenza per il taglio progressivo. Guardate adesso, ho sbloccato col doppio clic. Ecco, guardate, riesco a regolare la lama alla chiusura desiderata. Posso bloccarla in qualunque momento. Questo è il taglio progressivo. Ovviamente ciò non toglie che per andare fino in fondo devo regolare il grilletto fino alla fine corsa. Queste forbici qua possono fare due tipi di tagli, a parte quello vi ho appena detto, ma come dimensioni dei rami, 17 mm e 25 mm. Ora sono regolato su 17 mm. Se voglio fare un taglio più grande, tengo premuto. Ecco, la lama si è aperta tutta e anche in questo caso ho il taglio progressivo. Si regola su 17 mm quando ho da fare piccoli rami e quindi voglio andare giù in velocità. Allora a quel punto posso ritornare su un taglio più piccolo, guardate. Ecco, vedete, la lama non si è aperta del tutto e sono più veloce nel tagliare rami piccoli. Ancora due parole sul corpo macchina. Abbiamo il tasto di accensione delle forbici e un piccolo display con tre LED che indicano lo stato di carica della batteria. In questo caso ne vedete due perché la batteria è al 60-70% sicuramente. Quando si è finito di lavorare si tiene premuto, ecco, con tre beep lei rimane chiusa e spegniamo la batteria. Gli si dà una pulita e si torna poi a lavorare la volta successiva. Allora, vi dico subito che è veramente piccola, maneggevole, mi sta piacendo. Allora, siamo arrivati al momento di provarle. Le provo dentro perché fuori continua a piovere. Non voglio attendere molto per fare questa recensione perché penso che vi possano essere utili, quindi non voglio aspettare altri giorni. Ho portato dei legni in casa, dal più morbido come l'ailanto secco, questo veramente si taglia con le mani, ma mi serve solo per scaldare un attimino il motore perché poi attacchiamo con l'ulivo, ulivo molto secco di 2-3 anni, e se taglia quello vi assicuro che taglia tutto. Prima però volevo farvi vedere l'operazione di lubrificazione. Come vi dicevo prima, ho inserito un po' di svitol all'interno di questa boccettina qui. Ecco qua. Poche gocce, quello che è in più, che è uscito fuori, si pulisce. Voilà. L'operazione andrebbe ripetuta ogni 3-4 ore di lavoro. Nel frattempo la batteria l'ho caricata al 100%, eccoci qui. Ho impostato al momento il taglio progressivo, vedete? Qui abbiamo legno da 16 mm, 17 mm, vi ricordo che questa va da 17 a 25, ovviamente adesso stiamo giocando, però io ne approfitto perché col vento che c'è stato mi sono caduti un po' di questi rami qui e io con due rami, avendo la cucina economica, ci cucino una sera e anche due. Questo è il bello della campagna, eh?
23-24 mm, siamo quasi al limite delle potenzialità di taglio di queste forbici, ma come vi dicevo prima, questo è un legno talmente stupido e secco che lei non se ne accorge neanche. Voglio eliminare il taglio progressivo e passare al taglio on off. Perfetto, dopo il quarto beep abbiamo impostato la differenza di taglio. Ecco qua, vedete, non riesco più a regolare la capacità di taglio, ha soltanto on e off, acceso e spento, e proviamo questa modalità. Leggermente più veloce, qua siamo su 23 mm. Passiamo adesso all'ulivo, questo è un ulivo molto stagionato, veramente duro, 13,6. Ecco, diciamo che vedere già polloni da 14 mm, 13,5, quello che è, e cominciano a essere polloni interessanti, anche i succhioni, quelli dei rami, parliamo di un dito abbondante, di un dito grosso, quindi già arrivare a questo punto vuol dire che non li abbiamo tagliati l'anno prima, perché altrimenti sarebbero più sottili. Un altro discorso da fare, l'ulivo secco è veramente deleterio, e non è il caso dei polloni che dobbiamo tagliare dall'albero, perché sono verdi. Qui ne ho un altro, ecco, questo ha dei diametri diversi, quindi riusciamo a vedere, è sempre secco questo, eh? Questo è da mettere nella stufa, 11 mm, ovviamente non abbiamo problemi per questo tipo di diametri, saliamo un po', 16 mm, ecco, col 16 mm legno secco di ulivo abbiamo il doppio taglio. Proviamo a rimettere il taglio progressivo, poi chiudiamo, vediamo qui. Un diametro più piccolo, siamo al 17 mm, taglio progressivo. Allora, sto cercando un legno da 27, non riesco a trovarlo, ma neanche a pagarlo. Siamo a 25 mm, questo è un legno molto secco, anche questo è un ailanto. Ecco, diciamo che con legno secco, ragazzi, è la morte sua. Ho aggiunto, visto che ha smesso di piovere, un piccolo test su un ulivo. Non era in programma, però visto che ha smesso, dai, mi dispiaceva non fare una prova all'aperto. Qui abbiamo dei succhioni di ulivo, non li toglierò tutti, è un errore, qualcuno bisogna lasciarlo, i più piccoli, ma i più grandi li possiamo togliere. Vediamo come diametro siamo su 5-6 mm. Ho il taglio progressivo. Acqua fresca, ragazzi, acqua fresca. Poi si rifiniscono, ecco, guardate questo, questo, i piccoli li lascio, questo qui lo lascio, ci deve essere sempre qualcosa sul tronco che tira sulla linfa. Abbiamo questo che è molto grosso, 8 mm, questo è il discorso un po' che vi facevo, col legno secco è un discorso, col legno verde, ecco qua. Lo rifinisco, ecco qui, ne facciamo un altro, abbiamo questo qua che è un, cominciamo a essere scomodi, 8 mm come l'altro, un colpo e via. Adesso vi faccio vedere il taglio netto delineato, molto bello, pulito, parliamo sempre di ulivo, ma è ulivo verde ovviamente. Ci spostiamo su un altro, voglio prenderne uno un po' più grande. Qui abbiamo un fico che non è mai stato potato. Io non sono un potatore, quindi non so come si fa. Farò solo dei tagli giusto per provare l'attila, quindi se sbaglio non mi dite niente perché non è il mio mestiere. Allora, guardiamo un po'. 10 mm, 11 mm. Cerchiamone uno un po' più grande, prendiamo di mira questo che è interno e sicuramente fa pochi frutti. 14 mm, il fico è molto tenero, eh? Infatti, ecco qua. Ora, se io volessi togliere un po' di rami così in velocità, quelli interni, di cosa stiamo parlando? Guardate che spettacolo come va, ne ho talmente tanti qui da fare. Ecco questo, lo tagliamo. E 10 mm, ottime forbici, mi piacciono molto, solo che adesso se ci prendo la mano non me ne vado più a casa, fa freddo, fa freddo, sentite mia moglie che dice che fa freddo, dai, un po' di pietà,
terminiamo qui e basta, dai. Bene, siamo arrivati alla fine del test. Ho superato abbondantemente i 27 mm con legno secco. Con l'ulivo sono arrivato intorno ai 18 mm, però parliamo di legno veramente secco. Questo bisogna tagliarlo con la motosega, non è più un legno da forbice. Non ha senso tagliare legni del genere con le forbici. A me piace portare l'attrezzatura che ho in test al limite, quindi difficilmente vi troverete nelle condizioni di dover andare a potare un albero e trovare un legno secco come questo. Anche per questo motivo io preferisco fare i test in casa quando ho la possibilità, perché riesco a portare al limite appunto gli utensili che ho in test. Va da sé che un succhione o un pollone leggermente più piccolo di questo, verde ovviamente, lo tagliate senza alcun problema da parte delle forbici, insomma. Allora, tiriamo un po' le somme. A me è piaciuta veramente molto. Dunque, pesa circa 800 grammi, è veramente un peso piuma, e avendone due in dotazione si riesce a lavorare a lungo. Esiste anche la versione col taglio leggermente più grande, ma le caratteristiche tecniche sono simili. Questo è un prodotto di qualità e al suo costo. Ha un costo di circa 160-170 euro. La confezione vi ho fatto vedere io, con due batterie e caricabatterie, quindi è una confezione completa. Non è una cinesata, assolutamente. La qualità è alta. Le plastiche sono dure, non ci sono scricchiolii, non c'è alcun tipo di difetto nell'assemblaggio, sono fatte veramente bene secondo me. È un bel prodotto, io ci stavo dietro da un po', volevo provarle e ringrazio Bazar Giusto, me le ha mandate in test, adesso le restituirò. Il vantaggio di acquistare un prodotto in Italia come questo da un'azienda come Bazar Giusto, che però ovviamente è prodotto dalla Brumar e che ha in esclusiva il marchio Attila, questo è un suo prodotto, permette di avere sempre i ricambi disponibili in qualunque momento, soprattutto per quanto riguarda le lame da taglio. Una volta che si sono affilate un po' di volte, magari sono da cambiare, si trovano tranquillamente. Ovviamente le batterie, il caricabatterie, si trova tutto di queste forbici qui. Quindi questo è un acquisto che lo fate una volta e vi dura per un po' di anni tranquillamente. Bene, è tutto per questo test, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. È tempo di potatura degli alberi, soprattutto da frutto, ma non solo, tra un po' anche gli ulivi. Se avete l'esigenza di acquistare un paio di forbici a batteria di qualità, prendete in considerazione queste dell'Attila, perché sono veramente delle buone forbici, mi sono piaciute davvero tanto. Bene, ringrazio tutti voi per aver visto questo video, se siete arrivati fino a qui vi chiedo un like e se volete iscrivervi al canale per supportare un po' quello che faccio e far crescere questa community su YouTube. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.